Ciao amici, ciao a tutti. Oggi siamo su Surgeon Simulator, un gioco che molti youtuber hanno già proposto. E niente, dai, andiamo a vedere, ma tanto è un gioco conosciutissimo, però c'è sempre, diciamo, un po' di gusto a rigiocarlo così, no? Vediamo se ci troveremo bene o no. Io personalmente non l'ho mai giocato, quindi questa, a parte una partita di prova che ho fatto così, è la seconda volta che lo gioco. Questa è la schermata principale. Andiamo ai comandi. Allora, click to begin. Support this game on green light. O come la chiama qualcuno, brown light. Comunque, questo è Surgeon Simulator, un gioco del 2013. Cominciamo a vedere i comandi. Ok, con la tastiera, perfetto. Classico simulatore. Intanto vediamo la mano già sporca di sangue. Ancora non abbiamo toccato niente. Sto guardando la mano come un ritardato. Le cornine belle, cornine che possono. Ok, proviamo ad alzarlo così. No, direi di no. Ok, vaffanculo, sì, vaffanculo. Ok, comunque. Per chi non l'avesse capito, quei due o tre. Tanto vediamo un po', sposto anche le brocche. Per chi non lo avesse capito, dobbiamo fare un intervento. Infatti, Sargeon. Vediamo un po'. Ok, dovrei sollevare sto telo. Proviamo. Donna. Tira. Tira. Ok. Perfetto, per cui lo scavo già è stato fatto. Benissimo. Quindi ora. Dalla partita di prova precedente che ho fatto, dovrei prendere il martello e fracassare lo sterno a questo povero uomo, perché questo è un povero uomo, perché è capitato sotto le grinfie del dottor Franchi Romano, e quindi. Ho rotto tutto! Meno 33 millilitri di sangue. Facciamo un po' di pulizia. Martello bisogna toglierlo. Intanto adesso devo raccogliere tutte le costoline, diciamo che si piglia, mano legnosa. Ma rispetto ad altri simulatori, diciamo che la realizzazione e la manovrabilità della mano stessa è fatta molto meglio. Vediamo il polmone, chiaramente non è un fumatore, visto che è molto chiaro il polmone. Certo, dopo che ci sarò passato io. So quanto funzionerà più sto polmone, però vabbè. Gira. Ok. Benissimo, perché bisogna alternare i tasti. Comunque, pensavo di aver fatto un macello, ma invece no, perché i millilitri di sangue in alto a destra, blood level, questo non si prende, scende molto piano, quindi bene. Ok, ci dobbiamo ovviamente fare strada fino al cuore, per cui è un trapianto di cuore. Vediamo un po'. Riusciamo a prendere. Oh, non si piglia, eh! E dai! Così, maremma impellicciata! Dai! Caputtana, oh! Ok, abbiamo fatto spazio, eh? Molto molto bene. Ok, ora dovrei prendere il bisturino e recidere. Diciamo, devo poter asportare il cuore, no? Quindi devo scollegarlo, tra virgolette. Maremma. No! Sto uccidendo proprio piano piano. Anche se il blood level. No! Blood level scende molto piano, quindi. Dai, così. Caboia. Maremma impellicciata, oh. Vediamo un po', proviamo se ho tagliato.
Non viene, non viene, non viene. Maremma, oh! È ancora collegato, eppure. Proviamo qui. Vediamo se c'è da tagliare. No! Cazzo! Ok, ruotando, devo trovare l'angolazione giusta. Madonna, oh, ma c'ha i polsi di gesso proprio. No. Gli ho bucato anche la schiena praticamente con questo bisturino. Riproviamo, dai. Visto lo schizzetto di sangue. Proviamo così. Perché non vai giù? Bene. Togliamo tutto, assolutamente. Eppure li ho tagliati due, mancherà una probabilmente. Mamma mia, oh! Dai che lo prendi, dai che lo prendi! Ok, quindi devo tagliare. C'è una terza da tagliare. Abbassiamo il dito che è meglio. Cioè, gli do a casaccio praticamente perché. Sarà lì? Ma, eppure è già tagliata. Proviamo. Ah, lì in mezzo probabilmente. Vediamo un po' se adesso viene. Gira sta mano. Maledetto. No, forse devo inclinarla di più. Dai, perché non viene? Cavolo! Merda. Cementato. Dai. No. Proviamo. Certo, un paio di guantini sto chirurgo le poteva anche mettere, eh. Mo adesso non è per fare l'igienista, però. Dai. Dai. Oh, vediamo se gli si può spostare la faccia. Sto zitto, è un cazzotto, eh. Niente. Niente. Come non detto, come non detto. Giù. Proviamo, magari infila la mano sotto. Al cuore? No! Ma no! Maremma cardiaca! Non viene, non viene, non viene! Oh, fatto il casino. Oh. Ah, il cuore è lì, eh? Nel secchiello del ghiaccio, comunque. Ci sarà da staccare ancora qualcos'altro, perché se no non si spiega. Quindi riprendiamo il bisturino. Massima attenzione. Stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Dai, no! Più che un dottore, un macellaio proprio. Macellaio di bottega, no? Col sinale, il grembiule sporco di sangue. Sì? No! Ho lasciato il bisturi.
Proviamo. Porco cane, prendilo. Dai che il tempo stringe. Cioè il tempo, il sangue, dai che ci sei, dai che ci sei, non viene, non viene, non viene. Proviamo a prendere. No, mitico, mitico. Sono riuscito a riprenderlo da lì dentro. Dai. Trancia, trancia. Sì. 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 No, era nascostissima, cioè proprio la peggiore. Tanto scende più velocemente il sangue. Prendilo, prendilo. Ok, buttalo lì, tanto non difettoso. Apri sta scatola maledetta. Ok. Dai, questo è nuovo, c'ha un colore anche più. Mettiamolo giù. Non è che devo rimettere dentro la roba. Ah. Ok. Benissimo. Voto A più più, 10 minuti e 40 per un trapianto. Bene. Questo era Surgeon Simulator 2013, un gioco sicuramente ultra conosciuto. Niente, penso sia ormai su Steam da un bel po' di tempo. Però, insomma, non l'avevo mai giocato, l'avevo soltanto visto giocare, mi interessava provarlo. Da Franky Romano è tutto e ci vediamo alla prossima. Vabbè, va, spegniamo che è meglio.